Quei vasi di fiori davanti al mio negozio. Lettura 11.520. Nel mio paese i commercianti usano decorare i propri negozi mettendo dei vasi di fiori davanti alla porta di entrata, e lo faccio anch'io. Così succede ogni tanto che qualche vaso sparisca. Anche a me capitò, ma quella volta, ricordando il suo insegnamento, mi rivolsi al cielo. «Padre», dissi, «quei fiori non sono per il negozio, ma per dare gioia alle persone che passino di là». Dopo quella preghiera, tutti i miei vasi rimasero al loro posto. «Maestro, che cosa dovremmo apprendere da questa storiella? Grazie». È probabile che qualcuno possa lasciarsi tentare da quei fiori, soprattutto se sono ben in vista fuori dalla porta. Ma non sarebbe una bella cosa se chi avesse preso i fiori li condividesse poi con gioia insieme con le altre persone? Con un simile atteggiamento, quanti vasi di fiori pensi che ti possano portare via? E comunque, anche se ciò accadesse, puoi donare qualcosa al tuo paese di tanto in tanto, non sarebbe carino? Muoversi nel quotidiano con una tale qualità di pensiero vi garantirebbe un ritorno economico ben 10 volte superiore a quei 2 o 3 vasi di fiori che vi potrebbero sottrarre. In questo modo potreste comprare ed esporre dei fiori ancora più belli. Al contrario, un pensiero del tipo «vorrei beccare quel tale, che rabbia!» vi porterebbe solo a veder sparire di colpo tutti i vostri fiori e non solo. In base alla qualità del nostro pensiero, dunque, ogni cosa intorno a noi è destinata a cambiare. Che il pensiero sia lieve, come il profumo dei fiori. Il pensiero è il profumo. Ora vediamo di approfondire un poco. Tutte le volte che vi chinate per annusare un fiore, è solo il vostro corpo che ne avverte il profumo. Il vostro corpo però non appartiene a voi, esso è di proprietà del Padre, che insieme a tutta l'energia materiale che esiste in natura è stata generata dal suo spirito, gli appartiene, è il suo corpo. Tutta l'energia materiale che esiste nell'universo è il Padre stesso e si modifica di continuo per adattarsi all'ambiente che cambia. E l'essere umano allora dove si pone in mezzo a tutto ciò? Chi sarebbe veramente? Io, essere umano, sono energia immateriale, imprigionato dentro un involucro di energia materiale che non mi appartiene. Io sono l'anima. Tutti noi siamo esseri composti da 2 energie, fuse insieme. Tutto ciò che attraversa i nostri sensi è ricevuto dal corpo e l'informazione poi va anche alla nostra anima. Il pensiero, invece, è il frutto che viene dall'anima, cioè dal nostro vero sé. Quel pensiero è il nostro profumo. Così, quando mettete fuori dalla porta dei bei fiori, pensate con piacere che qualcuno possa prenderli e godersene, e così smettereste di controllare di continuo e perfino, se vi capitasse di vedere una mano che si allunga, col sorriso potreste dire «La prego, sono lì per lei». Con una tale generosità di pensiero, la natura sarà sempre al vostro fianco.